Buongiorno ragazzi, benvenuti sul mio canale Talk About. Oggi di cosa vogliamo parlare? Dunque, oggi vorrei fare una dimostrazione e provare insieme a voi la famosissima Gold Mask, maschera in oro. Ha spopolato in tutto il mondo, uomini, donne, la usano tutti. Come mai questa maschera viene così tanto utilizzata e soprattutto apprezzata? Innanzitutto perché è bellissima. Come mai dovremmo usare questa maschera? Dico 5 motivi velocissimamente per utilizzare una Gold Mask. Primo motivo, idrata profondamente la pelle. Dona una luminosità incredibile alla pelle perché con le sue pogliuzze dorate riesce a dare una luminosità intensissima e duratura. Ringiovanisce la pelle perché con il suo tiraggio riesce ad effettivamente dare un tono molto molto più tonico. Attiva il turnover cellulare, tutte le cellule morte si sganciano e si attivano quelle più nuove. Nutrimento intenso. Oltre alla percentuale di oro che c'è nella maschera, ovviamente ci sono altre sostanze che vanno a penetrare più in profondità quindi della pelle e quindi si ha un effetto globale perfetto. Io vi lascio ovviamente al video dimostrazione. Se vi piace il video mettete un mi piace. Se avete voglia condividete il video. Vi invito ovviamente ad iscrivervi al mio canale. Ovviamente mi fa piacere se mi scrivete nei messaggi qua sotto e nei commenti che cosa utilizzate voi come maschera, soprattutto se avete avuto la possibilità di provare la Gold. Quindi vi lascio al video dimostrazione, un bacione e let's talk about. Eccoci l'applicazione della maschera, non vi spaventate, questa è la mia tenuta da maschera per il viso. La prima cosa che vi consiglio è quella di, per ogni crema che si rispetti, ovviamente c'è un principio attivo che tende a scendere. Quindi vi faccio presente di andare comunque a rimescolare il contenuto in modo da portare le particelle, in questo caso dell'oro, in superficie. Procediamo con l'applicazione della maschera all'oro. Allora, io solitamente la applico con un pennellino in modo da arrivare in tutte le zone del viso. Io ho deterso il mio viso, ho messo appunto il mio tonico, dopodiché vado ad applicare leggermente la maschera dell'oro. Ho usato un pochino spesso perché comunque andando a togliere questa pellicola che poi si verrà a creare, sarà poi più facile toglierla. Ecco qua ragazzi, l'ho applicata su tutto il viso, ovviamente mi raccomando non andate nel contorno occhi con nessuna maschera se non quelle esclusivamente per il contorno occhi perché rischiate di avere delle reazioni un pochino fastidiose per gli occhi, quindi questo è il risultato dell'applicazione. Quindi facilissima da stendere, velocissima, ha un profumo di miele veramente ottimo. Adesso aspettiamo più o meno 20 minuti, poi vi vado a sciacquarmi e vi faccio vedere qual è il risultato. Quindi ci vediamo dopo. Sì, la maschera si è indurita, infatti riesco a malapena parlare. Bisogna toglierla, ogni volta che vedete che una maschera diventa dura è ora di toglierla. Allora, un piccolo trucco per evitare di farvi male durante la rimozione delle patine delle maschere è picchiettare un pochino con un batuffolo e acqua, un po' d'acqua oppure un po' di tonico la maschera stessa. Quindi andiamo ad inumidire il mio viso con questa bellissima maschera e iniziamo con la rimozione della maschera. Ok ragazzi, quando avete tolto la parte più grossa e grossolana della maschera, andate semplicemente a rimuovere i piccoli rimasugli con un cotton fioc e andiamo a pulire completamente la pelle.